Qui la prima azione che vi proponiamo è un tiro di Bogne su suggerimento di Platini, poi ancora i bianconeri in attacco, Tardelli impegna Zengan in una deviazione. Qui nasce il gol dell'Inter, siamo al 38esimo, da Rummenigge a Bredi per Altobelli, il gol di Altobelli, Inter in vantaggio per 1-0. 41esimo, Briaschi, Bonini, ecco Bodini che si destreggia, serve Tardelli che di testa in sacca, 1-1 a riposo. Secondo tempo, nono minuto, Baresi, Altobelli, la respinta di Bonini, Marini colpisce il palo. Altra azione dell'Inter che, come dicevamo, qui preme Rummenigge, deviazione di Bodini. Ma ecco invece arrivare il contropiede bianconero. Al 18esimo, Tardelli, Boniek, la rete del polacco per il 2-1 della Juventus. 42esimo, si arrotonda il risultato da Boniek che si libera di Ferri e Collovati, appoggia su Platini, da questi a Briaschi ed è rete 3-1. Nel finale l'arbitro Bergamo espelle Pasinato per un fallo di Cabrini. I migliori, Tardelli e Boniek da una parte, Rummenigge dall'altra. Ho concluso da Torino.